Non è ancora pronto per tornare in campo, ma dopo mesi di assenza e di silenzio, Vitor Barreto ha voglia di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il brasiliano, in attesa di tornare a far gol, ha chiarito cosa è successo nel lungo periodo di convalescenza. È successo che dopo il secondo infortunio io non sono più, non è che non avevo più fiducia, però mi sono un po', come posso dire, mi sono un po' preoccupato. E mi hanno chiesto se avevo qualcuno di fiducia e io ho detto che a Udine c'erano delle persone di fiducia e si sono parlate fra di loro, fra le due società e mi hanno mandato lì a curarmi. Ma non è stato l'unico chiarimento. Ferito da qualche voce messa in giro, Barreto ha voluto anche dire la sua sul mancato trasferimento alla Fiorentina. Io non ho mai detto a nessuno che volevo andare via da Bari, non ho mai detto una cosa del genere, anzi io ho sempre detto che a Bari sono stato sempre bene. Però sono coerente con me stesso e non ho mai detto che voglio stare a Bari per tutta la vita, perché no, quello non ho mai detto. Io ho degli obiettivi nella vita, come penso abbia tutti quanti, e ogni anno voglio crescere, non voglio stare sempre fermo in un posto. Quindi se avere degli obiettivi nella vita vuol dire essere mercenario, allora siamo tutti mercenari qua, dal primo all'ultimo.